Al magistrato e a sciogliersi da quello che secondo il nostro ordine professionale è la tutela della fonte. Saranno loro che dovranno spiegare al magistrato se davvero c'era un rapporto diretto tra la Guardia di Finanza e quello che loro hanno pubblicato. Però per ora che cosa sappiamo? Che c'è un'inchiesta in corso e che c'è la maggioranza di governo che si sente attaccata. Il centro-sinistra chiede chiarezza e sono i primi a dire è una cosa. Peraltro c'è anche la compagna di Conte. Quindi sì, il fatto che ci sia anche la signora Paladino, non si può urlare al complotto dell'opposizione, non si è mai vista l'opposizione. In questo caso. Il rischio è il complotto del PD. Lo dici per scherzo? C'è ovviamente Tutto il governo, la maggioranza e anche l'alleato scomodo. No, in che senso il complotto del PD, scusa? Eh no, mi viene da pensare, voglio dire, qui un mandante c'è. Non ce la possiamo prendere con il giornalista che speriamo che non sia più delle notizie, verifica se sono vere o non sono vere. Dei mandanti ci sono, perché è impossibile che un signore si chiude in un ufficio, fa 800 accessi, poi diventeranno 8.000 accessi, ci sono una serie di ministri, c'è qualcosa di torbido in questa vicenda. Alessandro Battista, come la vede questa vicenda?